L'alba era lontana, la guerra partigiana in montagna di Giovanni Monaco. Fu verso la fine del settembre 43 che si cominciò a parlare con una certa insistenza di ribelli. Chi fossero, nessuno sapeva dirlo con precisione. Soldati veri e propri non erano, questo era sicuro. Chi ne aveva visto qualcuno affermava che vestivano abiti borghesi, o al più ce n'erano che indossavano giubbe militari o portavano cappelli alpini ma senza stellette né gradi. Secondo alcuni erano badogliani, secondo altri comunisti. C'era chi giurava di averne incontrato un gruppo di notte, di averle sentite cantare Bandiera Rossa. Di preciso si sapeva che erano sistemati nelle grange di Paralupo, al sommo del vallone di Rittana, non lontano dalla cresta che divide la Val Stura dalla Valle Grande. Nella prima quindicina di novembre la banda, che si era alquanto ingrandita, si spostò in Valle Grande, assumendo per la prima volta una dislocazione tattica lungo l'ampia costa che dalla cima del Monte Tamone discende bruscamente su San Matteo e quindi su Val Grande. Nel villaggio di San Matteo, nei locali della scuola, allora vuoti, si stabiliva il grosso della banda, formando il quartier generale, mentre ai piedi del Tamone, sui crinali che divide la Valle Grana dai valloni laterali della Val Stura, un piccolo distaccamento aveva il compito di guardare le spalle. Un gruppetto di pochi uomini scelti si stabilì in paese come avamposto. Altri distaccamenti furono dislocati lungo il costone. Con l'affluire di nuove reclute, in breve tempo si delineava uno schieramento difensivo vero e proprio. La preistoria era finita. La nuova realtà creava esigenze nuove e anche il comando incominciò ad assumere una fisionomia precisa e definita, anche se non si concentrò nella persona di un solo uomo, ma restò su una base collegiale. Duccio, Livio e Leo rimasero tuttavia più che i comandanti gli animatori del nuovo sistema, alla base del quale continuò a predominare uno spirito volontaristico, fatto di entusiasmo e di slancio, temperato da una disciplina sobria e sostanziale. Quelli che comandavano ripartivano ugualmente su tutti, compresi se stessi, le fatiche, i compiti e i rischi che la situazione comportava. Ed era chiaro che a se stessi altro non riservavano se non un peso di una maggior responsabilità.